Ciao, eccoci qui con una nuova ricetta e oggi facciamo una cheesecake raw al cioccolato e cocco. È una preparazione deliziosa che può essere fatta in infinite varianti. Per la base ho scelto di adoperare le nocciole, i datteri e il cacao, ma al posto dei datteri si può adoperare anche l'uvetta, mentre al posto delle nocciole naturalmente una qualsiasi frutta secca che vi piace di più, e quindi vabbè, le mandorle o gli anacardi, soltanto che gli anacardi sono contenuti anche all'interno della crema, quindi per variare un po' ho deciso di adoperare le nocciole. Anche la crema è semplicissima da preparare, infatti si tratta soltanto di anacardi, semi di lino, succo d'agave, cacao amaro in polvere, del latte vegetale, in questo caso ho adoperato un latte di mandorla senza zucchero, del cocco disidratato e del burro di cacao. Come quasi tutte le ricette che scelgo, hanno degli ingredienti che sono facilmente reperibili in commercio, quindi in un qualsiasi biologico sicuramente troverete tutto. Al posto del latte di mandorla, il latte di soia, di miglio, d'avena va bene uguale. Lo stesso per gli aromi, non necessariamente si deve aromatizzare con il cacao amaro in polvere. Se volete una versione, diciamo, bianca e poi insaporirla con la vaniglia, la cannella o qualsiasi spezia vi aggrada di più, va benissimo lo stesso. Ho dimenticato, perché sono ancora rincitrullita dal capodanno, di filmare il cocco disidratato, però per cocco disidratato intendo proprio il classico cocco disidratato, l'ho ripetuto 30 volte, che trovate facilmente anche in un supermercato qualsiasi. Come tutti i dolcetti raw è veramente semplicissimo preparare, mi occorrono pochissimi minuti. Io per fare questa sorta di cheesecake ho impiegato veramente pochissimi minuti, appunto. Per la base ho messo tutti quanti gli ingredienti all'interno del Bimby, ma non è assolutamente necessario possederlo, perché si può fare con un classico robot da cucina, ma anche con un frullatore. Allo stesso modo per la crema, tutti gli ingredienti dentro, avendo soltanto l'accortezza di versare pian pianino il latte, e la crema è pronta. Una volta ottenuta sia la base che la crema, si procede alla classica composizione, diciamo, della cheesecake, ovvero adoperando una teglia a cerniera, di quelle proprio classiche, questa si trova facilmente da Ikea. Io ne ho adoperata una di super giù 20 cm, quindi le dosi bene o male sono belle, giusto per regolarvi. Si fa la base, si pressa un po' sia con le mani che col fondo del cucchiaio e poi si versa la crema su. Avendo ovviamente nessun tipo di grasso animale o gelatina o agar agar, insomma tutti questi addensanti, sarà necessario tenere in frigo questa torta almeno 6-8 ore. Un gusto molto cioccolattoso, corposo, a tratti stucchevole come tutti i dolci raw, però è veramente buono e direi proprio di provarci. A me non resta che ringraziarti ancora una volta per essere qui, mandarti un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!